Buongiorno a tutti, proveremo a essere sintetici e chiari se ci riusciamo. Noi qui portiamo l'esperienza della campagna popolare per l'agricoltura contadina, che è un'esperienza in Italia di una rete di associazioni che da inizio 2009, dal gennaio 2009, ha avviato appunto quella che abbiamo chiamato campagna popolare per l'agricoltura contadina. Cosa si intende? Una cosa precisa, è un percorso a sostegno di una normativa nazionale sull'agricoltura contadina. È nata nel gennaio 2009 in un paesino dell'Appennino Ligure e la prima petizione aveva proprio come definizione per una legge che riconosca l'agricoltura contadina e liberi il lavoro dei contadini dalla burocrazia. Quindi un doppio tema, diciamo, un riconoscimento di un modello agricolo in prima battuta e di conseguenza poi definizione di normative adeguate a questo modello agricolo. Ci tengo a dire che queste associazioni sono partite completamente da zero, senza sostegni politici istituzionali né di grandi network nazionali, né culturali né politici. E quindi si è iniziato un lavoro dal basso per entrare in comunicazione con le istituzioni. Nell'arco di un anno, nel 2010, ci sono stati i primi incontri faticosamente ottenuti presso il Ministero prima e poi presso la Commissione Agricoltura della Camera, che però, diciamo, non hanno portato a nessuna conseguenza. E diciamo, i contatti istituzionali si sono fermati a quei momenti. Noi successivamente abbiamo rielaborato la proposta stessa cercando di articolarla meglio, soprattutto passare da quello che era forse un difetto iniziale della logica delle deroghe, cioè chiediamo semplicemente di avere qualcosa di più semplice dalla regola che c'è standard, che si prestava a interpretazioni diverse da quelle che noi volevamo, a un percorso su norme adeguate, e cioè la premessa è che esistono sul territorio italiano diversi modelli agricoli e quindi per diversi modelli agricoli occorressero norme adeguate, non una norma che vale per la microazienda di montagna di 2 ettari come per la grande azienda risicola di 200 ettari in pianura, ma norme che siano adeguate alle modalità produttive organizzative. Noi abbiamo cercato di concentrare questo nel 2013 presentando presso la sala stampa della Camera dei Deputati un nuovo documento di linee guida dove abbiamo identificato, specificato meglio quelle che sono le richieste nel merito che come campagna chiediamo siano comprese in una legge. Devo dire che questo è stato possibile perché con la nuova legislatura, quella attuale, che è uscita fuori dalle elezioni di inizio 2013, se non sbaglio, è iniziata un'attenzione da parte di alcuni parlamentari verso questo percorso che ha portato ad oggi alla presentazione, alla deposizione ufficiale presso la Commissione Agricoltura della Camera di 2 testi di proposte di legge, una presentata dal Movimento 5 Stelle, una seconda da Sinistra Ecologia Libertà e siamo in attesa, perché è già stato depositato il titolo, ma non ancora il testo, di una terza proposta del Partito Democratico, che ovviamente dovranno poi essere tutte discusse e di queste fatte una sintesi. Per cui noi adesso abbiamo raggiunto, diciamo, il primo gradino, quello che ci siano dei testi, perché i testi non possiamo scriverli noi, li possono scrivere solo i legislatori, che ci siano dei testi ufficiali, dopodiché abbiamo fatto solo il primo gradino perché il percorso è ancora grande e riguarda il fatto che questi testi prima di tutto vengano discussi e non rimangano nei cassetti. E seconda cosa, che ne derivi un eventuale testo finale che sia coerente con le richieste che noi da 5 anni stiamo portando avanti. E quindi c'è ancora un grosso percorso di
sostegno a questa campagna, e su questo per noi è importante continuare a fare informazione, primo, e soprattutto cercare coinvolgimento e sostegno da tutte le reti che a vario titolo sono sensibili ai temi delle, dell'agricoltura contadina, in modo da rafforzare dal basso la pressione verso questa iniziativa. Ovviamente ci sarebbe bisogno di entrare nel merito di che, delle singole richieste, cosa che però adesso qui non abbiamo il tempo di fare. Io vi posso invitare comunque a, se volete documentarvi ulteriormente, andare sul sito www.agricolturacontadina.org e lì potete trovare il materiale di riferimento. Rispetto allo spirito generale della, della campagna, volevo passare la parola a Christian. So che non, non è un dibattito, non si possono fare domande, però per cui a me siamo un po' a disagio non poter, però al limite se qualcuno scrive qualcosa su un grande cartello, noi lo leggiamo e facciamo finta di farlo nostro. Sì, sono Christian Cabrera, anche faccio parte di questa campagna popolare per l'agricoltura contadina. Devo un'altra volta ringraziare Expo dei Popoli per questo spazio, per poter spiegare il concetto di che cosa significa per noi agricoltori e contadini e stare dentro di una lotta che porta avanti una richiesta di tanti tanti anni, perché noi siamo in centro Italia, la campagna è nazionale, ma noi siamo la nostra geografia del centro Italia è particolarmente nel territorio dove sto io, indirizzata alle piccole aziende, alle piccole produzioni di cibo, tutte sono piccole produzioni di cibo. Questa campagna viene a la mostra di che quando i contadini si mettono d'accordo, iniziano a parlare, possono creare anche delle cose che non c'entrano con il lavoro manuale dell'agricoltura, per esempio una legge che si è discusso, abbiamo fatto delle riunioni Skype, abbiamo avuto degli incontri, delle assemblee che si fanno tutti gli anni della campagna, ci sono state presentazioni diverse, incontri con tante associazioni, altre associazioni dei contadini, quelli che partecipano, più di 20 associazioni. Queste questioni sono fondamentali, perché non stiamo parlando di un gruppo di persone che hanno fatto il lavoro e vengono a noi, i contadini, a proporre questo come una proposta per i contadini. È una proposta che nasce, è nata dai contadini, dalle richieste proprie della terra, della nostra attività contadina. E presenti sono diversi tipi di agricolture qua in Italia. Io posso parlare dal produttore di ortofrutta che sono, ma ci sono olivicoltori, ci sono allevatori, sia allevatori pastori di capre, di pecore, ci sono una varietà gigante di produzioni di cibo, di agricoltori, di anche piccoli pescatori che partecipano in questi e nei nostri movimenti, che un giorno dovremmo anche cercare di arrivare a questo, anche perché la pesca è, i pescatori sono i contadini del mare. Allora questi sono tutte le piccole realtà che fanno grande la nostra vita, perché senza il cibo non si può fare assolutamente niente, no? Quando parliamo dei contadini parliamo della vita o la morte. La vita dei contadini aiuta a allontanare il pericolo di morte, sia per diverse malattie. Il nostro cibo è un cibo naturale, è un cibo biologico, è un cibo contadino, è un cibo popolare, è un cibo che risponde e rispetta la sovranità alimentare. Noi non è che qua non si coltivano le banane a gennaio, noi facciamo
produzioni locali, tipiche del territorio. Per questo l'importanza di comunicarci. E la campagna popolare per l'agricoltura contadina e il sito di internet sarebbe fantastico se tutti possono contattarci. Abbiamo un gruppo di comunicazione che risponde anche alle mail. Più siamo, è più sicuro che questa legge, queste leggi vengono approvate. Abbiamo bisogno della unione e la costruzione. Noi contadini stiamo convocando, noi stiamo facendo una convocazione a tutti per dire: noi abbiamo fatto questo percorso, ma da soli non ce la facciamo. Dobbiamo fare un percorso nazionale forte e tutte le forze sono benvenute in questa strada. Sì, e magari se abbiamo ancora un minuto di tempo, ce l'abbiamo. Un minuto. Allora, era solo per dare qualche flash riguardo ai contenuti proprio del percorso, che è stato anche un'elaborazione delle esperienze contadine, in quanto la figura dell'agricoltura contadina, così come è disegnata nelle nostre richieste, è legata alle esperienze che sono maturate sui territori in questi anni, quindi una dimensione contemporanea, non è un discorso museale prima di tutto, e seconda cosa, identificando delle caratteristiche chiare che noi abbiamo scritto a chiare lettere sui nostri documenti, che permettono di capire cosa intendiamo per agricoltura contadina, differenziando questo modello da altri. Questo è molto importante, i contenuti che si stanno portando avanti e non semplicemente il contenitore.